Pianura, anticamente detta Casale Planuri e Villa Planurie Maioris, sorge a 160 metri di altezza sul livello del mare, ai piedi dei Camaldoli. Al tempo di Don Giustino, nel 1911, Pianura contava circa 5.500 abitanti ed era un casale agricolo. Alcuni ritrovamenti archeologici testimoniano la presenza di insediamenti d'epoca romana, soprattutto lungo la via Montagna Spaccata, strada di commerci tra Napoli e Pozzuoli. Demograficamente irrilevante fino al 1245, vide il suo incremento dopo la scoperta delle cave di Piperno, con l'insediamento di molti operai adibiti al lavoro di estrazione della pietra. In un contesto di povertà, fisica e sociale, nasce Don Giustino, che ivi cresce e opera per molti anni con grande energia e volontà, determinando importanti cambiamenti sociali non solo materiali, ma anche culturali e spirituali per la popolazione e per il territorio. Qui, il 18 gennaio 1891, ebbe i suoi natali il beato Giustino Russolillo, fondatore della Società Divine Vocazioni. I vocazionari sono i collegi ecclesiastici propri della Società delle Divine Vocazioni, dove si accoglie e si forma gratuitamente quanti vogliono darsi al servizio di Dio e della Chiesa. Il primo vocazionario viene aperto da Don Giustino nei locali della parrocchia di San Giorgio Martire il 18 ottobre 1920. Nel 1924 Don Giustino benedice la prima pietra del nuovo vocazionario in località Campo Rotondo, intitolato Deus Caritas, e anche casa madre dei padri vocazionisti. Recentemente rinnovato, il vocazionario ospita il centro Don Giustino, dove i pellegrini possono trovare ospitalità e ristoro, e dove i padri vocazionisti svolgono per singoli e gruppi attività di esercizi spirituali, convegni, giornate di ritiro, ascolto della parola di Dio, discernimento vocazionale, riunioni, convegni, assemblee. Nella cripta sono custodite le spoglie mortali del venerabile.